Bentornati carissimi e un affettuoso benvenuto anche a tutti voi che arrivate qui per la prima volta. Per chi ancora non mi conosce, io sono Esther Reclamo, sono Master Reiki del Reiki di Usui da 12 anni ormai e lavoro a persona presente e a distanza nella mia attuale abitazione in Valbrona, in provincia di Como. Lavoro anche come counselor spirituale e leggo i tarocchi, come vedete. Quindi, se desiderate uno o più dei servizi che vi offro, contattatemi privatamente a uno dei link che vi lascio sotto il video. Le tre letture interattive di oggi, che vi ricordo sono sempre valide nel tempo e sono per la collettività, sono riservate a quanti di voi si trovano nel classico triangolo, per così dire, no? Quindi voi, il vostro partner o qualcuno che sentite in questo senso, e un'altra persona che definisco terza parte e che è in qualche modo legata o collegata al vostro partner. Dal momento che le nostre sono molto spesso interazioni energetiche di specchi, in queste letture vi verrà comunicato anche cosa il vostro partner, che io indico con X, mostra a voi di voi stessi, che cosa voi mostrate a lui di se stesso e cosa la terza parte gli mostra di se stesso. Questo può aiutarvi infatti a comprendere meglio come mai questa persona, cioè la terza parte, si è inserita fra voi o come mai voi vi siete inseriti nel rapporto di X con questa persona. Vi verrà inoltre segnalato anche cosa è più probabile. È più probabile, ripeto, che X farà nei vostri confronti e nei confronti della terza parte a breve termine. Ecco, vi ricordo che non c'è nulla di prestabilito, quindi che la nostra volontà è sempre libera di agire come crede e che spesso il fatto stesso di venire a conoscenza di alcune cose può in realtà contribuire a cambiare il corso stesso degli eventi. Quindi prendetelo solo come delle probabilità quello che vi viene detto qui. Alla fine di ognuna delle tre letture estrarrò davanti a voi, dalla coppa che vedete lì, un biglietto, che è collegato ad un brano musicale. Questo brano musicale vi suggerirà, diciamo, la vibrazione adatta a migliorare la vostra visione delle cose al momento, adesso. Ovviamente il brano viene semplicemente suggerito, Quindi se per qualche ragione non vi piace o comunque non volete ascoltarlo, chiaramente siete assolutamente liberi di farlo, Riporterò comunque io il link al video del brano estratto nello spazio sotto a questo video qui. Vi consiglio di usare gli auricolari e di ascoltarlo con gli occhi chiusi. Anche qui, ancora una volta, è un consiglio, Qui vedete tre piccole rose, a ciascuna delle quali, come ormai sapete benissimo, sono collegati un gruppo e una lettura. Abbiamo la rosa blu per il gruppo 1, la rosa gialla per il gruppo 2 e la rosa rossa per il gruppo 3. Scegliete pure con calma e poi, una volta che avrete scelto, cliccate sul minuto corrispondente. Troverete le indicazioni per questo sotto al video, nello spazio della descrizione. Ecco, noi ci risentiamo fra un momento con la lettura per il gruppo 1. Eccoci qui, gruppo 1. Allora, come ormai sapete, le carte sono state già mescolate, estratte e disposte in questo ordine che vedete qui. Allora, cominciamo a vedere le posizioni di ciascuna carta. Questa carta vi indica che cosa X vi mostra di voi stessi. Questa cosa voi mostrate a X di se stesso. Questa che cosa la terza parte mostra a X di se stesso. Qui questa carta vi mostra quello che X attualmente prova per voi, quello che attualmente prova per la terza parte. Questa carta vi segnala che cosa X teme di più nei vostri confronti, che cosa teme di più nei confronti della terza parte, cosa è più probabile che farà a breve nei vostri confronti,
cosa è più probabile che farà a breve nei confronti della terza parte. Questa carta qui è il consiglio delle vostre guide per voi. Allora, cominciamo a scoprire le carte. Ecco qui. Allora, Cavaliere di Coppe. Quello che X, ecco, vi mostra di voi stessi. Poi, quello che voi invece mostrate a X di se stesso, che bello. Arcano maggiore, il Sole. Quello che la terza parte gli mostra di se stesso. Un altro arcano maggiore, la giustizia. Quello che X prova per voi ora. Cavaliere di bastoni, quello che prova per la terza parte, 5 di coppe, quello che teme di più nei vostri confronti, Page of Swords e il Fante di spade, quello che teme di più nei confronti della terza parte. 3 di coppe. Cosa è più probabile che farà nei vostri confronti? Regina di bastoni. Cosa è più probabile che farà nei confronti della terza parte? Chiarissimo, la torre. Allora, cominciamo. Questa la mettiamo, ecco, un po' meglio e la leggiamo alla fine. Allora, vediamo. Cavaliere di coppe, quello che X praticamente, cioè il vostro partner o quello che voi sentite in questo modo, vi mostra di voi stessi. Vi mostra questo, che avete una grande capacità di muovervi con sentimenti puri, perché vedete che questo è un cavallo bianco, di muovervi velocemente verso gli altri, portando in dono loro questa bellissima coppa con la rosa rossa e la rosa bianca, che sono, almeno io le leggo così, simbolo di amore, passione e anche di purezza, proprio purezza di sentimenti. Vi mostra questo di voi stessi. Probabilmente voi avete una grande carica umana, ecco, che siete in grado di mostrare agli altri a prescindere da come loro si comportano. Cioè avete proprio questa grande capacità di portarvi verso gli altri da un punto di vista proprio del sentimento, ecco. Siete amorevoli, siete generosi. Siete in grado, per alcuni di voi è così, siete in grado di dare amore senza chiedere nulla in cambio, Bellissimo, che bello. Cavaliere di coppe. Quello che voi mostrate a X di se stesso è il sole. Il sole è, guarda, parte che parla da sé, questa carta, guardate che bella. La potenza del sole proprio la si percepisce benissimo, eh? Eh sì, questo è quello che voi mostrate a X di se stesso, che ha una grande luce dentro di sé, e la capacità di usarla in maniera fantastica, direi, per il suo bene e il bene degli altri. È proprio probabilmente lui non crede di averla questa luce qua, ed è attratto da voi invece proprio perché voi gliela mostrate. Mostrate quello che può essere in grado di fare con questa luce qua. E quindi lui è attratto da questa cosa, no? E si muove o si è mosso in qualche maniera verso di voi. È questo che lo attrae in voi, eh? Questa cosa qua che gli mostrate di se stesso. Lui ha questa luce, non viene ad attingerla da voi. Voi gliela riflettete come uno specchio. Ecco, bello anche questo. E veniamo alla terza parte. Allora, la giustizia. Allora, questo arcano maggiore il significato si può ridurre, diciamo, a questo. Quello che hai dato ti torna indietro. In questo caso, io ho l'impressione che qui ci sia una sorta di nodo karmico.
È come cioè se lei fosse entrata nella sua vita, nella vita di X, per ricordargli che aveva un debito con lei o con lui, insomma, adesso vedete, perché poi è chiaro che io parlo di lui e lei, ma sapete benissimo che potete intenderla nella maniera corretta da soli. Sì, è quello che sento. Come dire, tu devi stare con me, no? Perché hai un debito con me. Ecco, questo è quello che sento in questa carta. Hai contratto un debito con me, adesso devi saldarlo. Allora, qui a proposito del karma, insomma, ci sarebbe tanto da dire, veramente tanto, ragazzi. E non è la sede questa. Tenete presente questo, insomma, che i debiti karmici si possono sciogliere in un modo, cioè appunto assolvendo quello che uno deve fare, ma si possono anche sciogliere dentro di sé, cioè non è detto, voglio dire, che siccome avete contratto un debito karmico con qualcuno, ecco, questo debito vi deve perseguitare per tutta la vita. Non è detto, non è detto, ci sono altri modi per scioglierli, eh? Ne parleremo magari in un altro video più avanti, eh? Ad ogni modo la terza parte lo intende così, secondo me. Non è consapevole con ogni probabilità, eh? Però si è inserita fra voi, oppure comunque è lì insieme a X per questa ragione. Infatti, che cosa prova X per voi? Il cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni è qualcuno che si muove velocissimamente, molto velocemente, verso qualcosa che lo entusiasma e che lo appassiona profondamente. Cosa prova? Il desiderio fortissimo, fortissimo, di muoversi verso di voi e di, così, come dire, di iniziare, ecco, qualcosa insieme a voi con ogni probabilità che lo appassiona veramente. Ha questo forte desiderio di venire verso di voi e ne è consapevole naturalmente. Infatti poi questa carta qua, che invece in questa posizione segnala quello che lui prova per lei, vedete, questa qui, questa carta è una carta che parla di rimpianto, gli dispiace per lei, per la terza parte, gli dispiace, sinceramente gli dispiace, ma non può farci niente, eh? Non può farci niente. Eh sì, gli dispiace da un punto di vista, ecco, due cose mi arrivano, adesso, questo sicuro, sicuramente, gli dispiace per lei, sinceramente, però mi arriva anche qualcos'altro. Come dire, forse c'è stato un momento in passato in cui lui avrebbe potuto prendere una decisione nei vostri confronti che avrebbe in qualche modo annullato quell'aspetto lì, ma non è stato in grado di farlo. E adesso si sente dispiaciuto per questo e sì. E lo rimpiange di non aver avuto la forza necessaria. Sì, c'è anche questo aspetto. Eh sì. Cosa teme di più nei vostri confronti? Allora, questo è interessante perché questo fante di spade, le spade, come sapete ormai benissimo, sono collegate alla mente e all'elemento aria. Il fante, come tutti i fanti, è una carta che indica un'energia molto mobile, cioè molto poco radicata. Secondo me, messa là in questa posizione, questa carta vi segnala che quello che lui teme di più è che voi lo dimentichiate. Sì. Che in qualche maniera voi riusciate a metterlo da parte e non pensiate più a lui come pensavate prima. Sì, questa è una cosa che teme, eh. Teme fortemente questo. E anche questo è interessante perché quello che teme di più per quanto riguarda la terza parte, questa qui è una carta molto bella, come vedete, no? Il 3 di coppe, cosa segnala? Segnala una compartecipazione gioiosa in quello che si fa, no? Insieme ad altre persone. Vedete, c'è una coppia, un lui, una lei, ma non necessariamente una coppia in senso lato, diciamo, rappresenta semplicemente persone che vanno d'accordo, che hanno cose da festeggiare insieme. È una bella carta questa, però in quella posizione, quello che lui teme,
Ho idea che sia questo. Probabilmente questa terza persona è qualcuno che lo fa sentire bene nel suo ambiente, come posso dire. Ecco, lui non deve lottare, no? Per avere le sue attenzioni o il suo amore o quello che volete. È probabilmente è qualcuna che è all'interno del suo ambiente, cioè che non promuove in lui un cambiamento vero, ma perpetua una situazione che già esiste e che non lo mette minimamente in difficoltà. È questo che lui teme, cioè teme di restare prigioniero di questa situazione qui, in cui lui si sente praticamente talmente nel suo ambiente, ecco, e lei lo aiuta in questo, che teme che resterà lì e non riuscirà a muoversi verso di voi. Sì, e non ha molta fiducia nella sua forza, eh? C'è un sole che splende in lui, ma non fa un po' di fatica a vederlo, almeno per il momento. Allora, cosa succederà a breve? Cosa farà a breve nei vostri confronti? Allora, direi che è una bella carta questa, eh? Perché la regina di bastoni è qualcuno, allora, innanzitutto, come dico sempre, energia femminile, quindi indica, è rivolta all'interno, perciò quello che viene indicato qui non è tanto quello che lui farà come azioni rivolte all'esterno, ma un cambiamento interiore che ci sarà verso di lui, che sarà comunque indirizzato a voi, cioè con ogni probabilità accetterà di cambiare in questo senso perché a voi ci tiene molto, no? Ed è bella questa carta qua, perché la regina di bastoni è qualcuno che è una donna, diciamo, che è molto indipendente, molto carismatica, è capace di tirare fuori il suo fuoco interiore, di seguire le sue passioni e di usare questo fuoco interiore sia per proteggere chi ama che per incenerire quelli che si mettono in mezzo e la bloccano su quello che lei vuol fare veramente, no? Nel suo cammino. Ecco, credo che X tirerà fuori questa energia qua tra breve, dentro di sé. Oddio, dal momento che c'è anche questo aspetto, cioè che lui vuole veramente avvicinarsi a voi, può anche essere che cambiando interiormente in questo modo, muoversi verso di voi gli risulterà più semplice, più facile, quindi è probabile anche che magari come conseguenza diretta di questo, più o meno a breve, ci sarà questo un contatto forse, che lui avrà con voi, si muoverà lui verso di voi con ogni probabilità. Sì, bello. E che cosa farà a breve con la terza parte? Cioè, ragazzi, è più chiaro di così, eh. Primo è un arcano maggiore questo, e gli arcani maggiori trasportano una energia molto forte, il che vuol dire che è qualcosa che non si può cambiare tanto facilmente, non c'è niente di impossibile, però non è tanto semplice cambiare il messaggio che arriva da un arcano maggiore. La torre promuove un crollo immediato di tutto quello che si conosce, quindi mi sembra evidente che romperà con lei definitivamente, completamente. Uscirà da questa torre e non tornerà più dentro. Sì. O lui provocherà un crollo di questo tipo, per cui anche lei poi alla fine sarà costretta a uscire, evidente, oppure aprirà le porte a qualunque cosa possa arrivare ad aiutarlo in questo senso, a rompere con lei, sì. Eh sì, siete messi abbastanza bene, devo dire, con X. Sì. Vediamo adesso che cosa vi consigliano le vostre guide. Ah, sette di bastoni. Allora, sette di bastoni è una carta che parla di... intanto sono bastoni, quindi collegati con l'elemento fuoco e con tutto ciò che è entusiasmo, passionalità e passioni, eccetera. Ecco, è come se vi dicessero, se tu a X ci tieni veramente, non scoraggiarti. Ecco,
lasciagli spazio perché lui possa fare i passi che deve con lei, con se stesso, eccetera, però resta centrato, ecco, nel desiderio di proteggere quello che veramente tu ami. Ecco, se questo rapporto è importante per te, lasciagli tutto lo spazio che gli serve, però resta centrata su questo. Ecco, dai, cioè, modo a te stesso, a te stessa, di credere che quello che tu vuoi veramente lo puoi ottenere, perché questa forza ce l'ha in te. Le cose si stanno mettendo bene. Ecco. Credo che stia comprendendo molte cose. Eh sì. Quindi proteggi i tuoi sogni, eh? Non lasciar perdere se proprio ci tieni. Bene, come detto in apertura, adesso prendiamo questa coppa qui, ecco, e peschiamo il brano che vi serve per migliorare la visione attuale delle cose. Mescoliamo un po', sono tutti brani bellissimi, eh? Ecco, allora vediamo un po' cosa viene fuori. No, uno solo. Ecco. Allora. Oh, che bella questa. Eh sì. Vivaldi's Winter, Let It Go. Nella cover dei The Piano Guys. Bella, molto bella questa. È un brano molto energico, eh. Molto intenso proprio e anche gioioso. Eh sì, sì. Come dire, come dire, no, poi quando ascolterete il brano vi renderete conto meglio, no? Non arrenderti, non arrenderti perché puoi avere quello che desideri, sì. Bene, ecco, come detto anche in apertura, io vi lascerò il link al video di questo brano qui, nello spazio dedicato alla descrizione sotto al video di oggi. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima lettura. Come sempre io vi ringrazio per la vostra partecipazione, spero che ci sia stata la risonanza che serviva e vi do, come sempre, appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Ed eccoci qui anche con voi, gruppo 2. Allora, come sapete benissimo, le carte sono già state rimescolate, estratte e disposte in questo ordine che vedete qua. Allora, procediamo con il vedere la posizione di ciascuna carta. Ecco, allora, qui avete quello che X vi mostra di voi stessi. Qui quello che voi mostrate a X di se stesso. Qui quello che la terza parte mostra a X di se stesso. Qui ciò che X prova per voi in questo momento. Quello che X prova per la terza parte in questo momento. Quello che X teme di più nei vostri confronti, ora. Quello che teme di più nei confronti della terza parte, ora. Quello che è più probabile che farà nei vostri confronti a breve termine, quello che è più probabile che farà nei confronti della terza parte a breve termine, e qui abbiamo il consiglio delle vostre guide per voi. Al termine della lettura estrarremo uno di questi biglietti qui, che ecco qua. Ognuno di questi biglietti contiene un brano musicale che rappresenterà poi l'energia che vi serve per migliorare la vostra visione delle cose attualmente. Allora, cominciamo. Quello che X vi mostra di voi. Ah, bello. Asso di spade. Quello che voi mostrate a X di se stesso. Ah, ancora spade. Cavaliere di spade stavolta. Quello che la terza parte mostra a X di se stesso. 8 di denari. Quello che X prova per voi. L'imperatrice. Ha un'opinione altissima di voi. Quello che prova per la terza parte.
9 di denari. Quello che teme di più verso di voi, 6 di denari. Quello che teme di più nei confronti della terza parte, la stessa identica carta nella stessa posizione della lettura precedente. Ma guarda, quello che a breve farà con ogni probabilità verso di voi, ecco, abbiamo il Page of Cups, che è il Fante di Coppe, quello che con ogni probabilità farà verso la terza parte, Page of Pentacles, un altro fante, il fante di denari, e questa la vediamo tra un attimo. Allora, spade, collegate con l'elemento aria e con la mente. L'asso, come tutti gli assi, indica un nuovo inizio. Quindi, secondo me, quello che X vi mostra di voi stessi è la vostra grande capacità di quando è il momento e quando la situazione lo richiede, di cambiare anche radicalmente da un punto di vista mentale. Cioè siete in grado di vedere le cose in una maniera diversa. Ecco. È probabile che non ci crediate, molto in questa cosa, però l'avete questa capacità qui, E lui è venuto proprio a mostrarvela. Sì. Quello che voi mostrate a lui di se stesso. È interessante anche questa, sono spade anche queste, quindi collegamento con la mente anche qua. Questa lettura, questa carta mi dice che con ogni probabilità voi mostrate a X che lui è assolutamente in grado, quando le circostanze lo richiedono, di muoversi velocemente. Da certi schemi mentali, da certi progetti che ha fatto, allontanarsi e soprattutto, muoversi in direzione di quelli che lui vuole davvero. Cioè mentalmente gli state mostrando, gli avete mostrato, che se lui vuole veramente cambiare, più che, no, come voi, proprio un risettaggio totale, diciamo, a livello mentale, proprio a livello invece di singoli progetti, ecco, o singole idee, se lui vuole può fare questo cambiamento, perché ne ha la forza, ne ha la capacità, si può muovere in questa direzione. Probabilmente anche il vostro modo di essere, no? Adesso fra un attimo ci arriviamo, lo spinge in questa direzione. Sì. È quello che la terza parte gli mostra di se stesso. Allora, vedete qui questo lotto di denari. Denari, allora, è collegato, come sapete benissimo, all'elemento terra e a tutto ciò che è concreto, stabile. Vi invito a guardare l'espressione di questo uomo che è disegnato in questa carta qua. Guardate, ha uno scudo, ha lucidato tutti gli altri, li ha appesi alla porta, e ha questo scudo qui, con un panno, probabilmente appena finito di lucidarlo, ma guardate l'espressione, proprio quella di una persona che dice: va bene, adesso ho finito, e ora cosa faccio? Quindi probabilmente la terza parte sta aiutando X a rendersi conto che è arrivato alla fine di un certo percorso, cioè che non può, restando come sta adesso, cioè senza, no, concepire nuove idee, eccetera, non può andare avanti, tende cioè a stare in una condizione per cui le cose si ripetono. Ecco, sì, penso che sia questo, che qui viene detto. Cosa prova per voi? Mamma mia, vi vede come la regina delle regine, Questa qui è l'imperatrice, esprime il potere femminile assoluto a livello più alto. Ha proprio tutto quello che hanno le regine di tutti i semi e qualcosa in più. Ha la decisione,
La capacità di decidere per il bene di se stessi e degli altri, allontanando chi si mette in mezzo, che è tipico della regina di bastoni, ha una grande capacità, una grande carica umana, generosità, capacità di comprensione e di confortare gli altri, che è tipica della regina di coppe, ha la forza di lavorare in maniera precisa, continua, con metodo, senza farsi influenzare su qualche cosa, un qualche progetto, eccetera, e produrre grande abbondanza, che è tipico della regina di denari, ed è anche in grado di guardare a una situazione qualunque da un punto di vista alto e con una tale calma mentale da individuare, se serve, i punti chiave per ribaltare una situazione quando questa non la soddisfa. Notate questa farfalla qui, su questo oggetto d'acqua. La farfalla indica trasformazione, l'acqua è collegata all'elemento, scusate, l'elemento acqua è collegato alle emozioni e sentimenti, quindi è qualcuno che è capace di promuovere una trasformazione a livello di emozioni e di sentimenti, non solo in se stessa, ma anche in tutti coloro che, diciamo, cadono sotto il suo raggio di azione. Ha un enorme, enorme potere questa donna qua. E lui vi vede in questa maniera, secondo me. Vi ammira immensamente. Ecco, sì. Più che amore inteso in senso classico, no? Io sento proprio una ammirazione profonda per quello che voi siete e per come lui riesce a vedervi. Sì. E come quello che lui prova per lei, invece si rende conto che lei non è assolutamente come siete voi, è qualcuno però che gli garantisce calma, no? Stabilità, abbondanza. Potrebbe anche essere qualcuno che ha una situazione economica molto florida, già di suo intendo come terza parte, e comunque è qualcuno che appunto, no? Promuove la calma, la stabilità, non lo spinge a cambiare in una certa direzione, più che altro invece gli dà talmente tanto di questo da aiutarlo, no? Almeno questo è quello che vuol fare, anche se non se ne rende conto con ogni probabilità, certamente, sì, non se ne rende conto, però è così, aiutarlo a rendersi conto invece che, insomma, che certe strade sono chiuse ormai, no? Che più di questo, se resta lì con lei, non è che può avere. Quello che lui teme di più nei vostri confronti. Allora, questa carta, il 6 di denari, parla anche di, vedete, c'è una coppia, si direbbe una coppia, sì, un uomo che si sposta in questa direzione tra la folla, eccetera. Questa carta parla di dare e ricevere, di doni, invito a condividere quello che si può dare, quindi denaro, tempo, cose da fare insieme, eccetera. Ecco, io penso che lui tema moltissimo che se in qualche maniera arriva dove siete voi, non ha cose, siccome vi vede in questo modo altissimo, no? Sente di non avere cose da condividere con voi che piacciono veramente anche a voi, ecco. Teme di non poter trovare cose da condividere insieme a voi, ecco. Siete troppo più in alto rispetto a lui, ecco. Questo è quello che teme. E quello che teme con lei è proprio la stessa identica, a parte la carta che è la stessa, ma proprio lo stesso significato, secondo me, sento qua, della lettura precedente. Cioè teme che questa condizione in cui la terza parte lo fa stare, quindi calma, stabilità, le cose che conosce bene, no? Questo tran tran quotidiano, per intenderci, ecco, che è qualcosa che fino ad adesso lo ha sicuramente soddisfatto, eccetera. Teme che questa sua condizione, per cui lui tutto sommato con lei si trova bene, ecco, possa essere qualcosa che non lo fa andare avanti come vorrebbe, perché sento che vorrebbe avere
spostarsi proprio praticamente verso idee nuove, verso nuovi progetti, verso nuove cose. E gli piacerebbe molto potervi avere almeno come amica, ecco, almeno come amica, se non proprio come, come partner, perché ho idea che si senta, non è abbastanza infelice con lei, capite? Per poter dire mollo tutto e vado, e rischio, ecco, non è abbastanza infelice con lei. D'altro canto, di qui, dalla vostra parte, vi vede troppo in alto rispetto a come vede se stesso, e quindi tutto sommato quello che il massimo forse a cui pensa di poter aspirare è una bella amicizia, ma anche lì è difficile, perché anche come amica voi siete troppo più in alto di lui, ecco. Quello che con ogni probabilità farà è forse... troverà tutto sommato il coraggio, diciamo, di portare in dono a voi questa coppa. Ecco, notate che rispetto al cavaliere di coppe, che invece quando ha il braccio proteso e nella coppa ci sono le rose, questa coppa è vuota, vedete? Quindi vuol dire che indubbiamente c'è l'intenzione, no? Vuole portare verso di voi, offrirvi un calice, che comunque le coppe sono collegate ai sentimenti e alle emozioni, quindi sicuramente è un calice di affetto, però direi, più che di amore, affetto. Il fante, come tutti i fanti, ha un'energia molto poco radicata, quindi quello che mi dice questa carta è che è probabile che lui, proprio in virtù anche di questa cosa, di come vi vede, no? Come una donna fantastica, eccetera, o comunque come un uomo che ha questa energia, perché questa è energia femminile, cioè a prescindere da ciò che uno fa verso l'esterno, dalle cose che produce, intendo, è qualcosa che ha dentro, ecco, quindi può essere anche un uomo, non è detto che sia una donna. Ad ogni modo, tenterà, secondo me, tenterà di portarvi questo calice, magari timidamente all'inizio, perché ci saranno, i passi saranno fatti un po' alla volta, non ci sarà un qualcosa di molto intenso, ecco. Nei confronti della terza parte si muoverà a piccoli passi anche lì per radicare qualcosa, però, perché questo è un fante di denari e denari indicano radicamento. Allora, cosa radicare secondo me? Forse quello che vuole radicare è l'allontanamento da questa condizione, no? Per cui lui è contento, ha tutto quello che vuole, però non ha più stimoli, non ha più niente, ecco. Tenterà, secondo me, di ritirarsi un pochino da questa condizione, ecco, proprio in virtù del forse della vostra, no, di quello che voi gli mostrate di se stesso. Scusate, questa carta, di quello che gli mostrate di se stesso, sì. Cioè questa capacità che lui ha di dirigersi verso nuove idee, nuovi progetti, nuove cose, ecco. Però lo farà a piccoli passi, procederà lentamente, sì, sia verso di voi che verso di lei, sì. Vediamo che cosa vi consigliano le vostre guide. Allora, quattro di coppe. Questa qui è una carta che generalmente parla di noia, quando mi si propongo sempre le stesse cose. Però in questa lettura mi suggerisce qualcosa di un po' diverso. Sono attratta, guardando questa carta, più che dall'espressione annoiata di questa persona, sono attratta da questo angioletto che offre questa coppa. Quindi è come se le vostre guide vi dicessero guarda che sta per venirti offerto un qualcosa. Questo è un angelo, per cui dà i reami, diciamo, di luce, dei regni di luce, un qualche cosa che, diciamo, da un punto di vista superficiale, assomiglia molto a tanto di quello che tu hai già. Però non è così. Dentro c'è qualcosa di nuovo. Permettiti di accogliere questa cosa che sta per venirti offerta. Ecco. Potrebbe anche non essere affatto in relazione con lui, Qualcosa proprio che riguarda voi soltanto. Sì, direi che è questo. Bene, adesso siamo arrivati al punto in cui, ecco, mettiamo la coppa qui, ecco, e peschiamo il brano musicale che
può esservi utile in questo momento. Tutti brani bellissimi. Sempre esagerata io. Allora, vediamo. No, Wild Mountain Time, nella cover di Ulrika Rosen. Bello. Che bel brano anche questo. Molto bello. Sì. Sì, bellissimo. Ecco, come ho detto in apertura, io poi lascerò nello spazio sottostante a questo video qui di oggi, vi lascerò anche il link al video di questo brano musicale, così lo trovate subito. Bene, anche per la seconda lettura siamo arrivati alla fine, spero ci sia stata la risonanza che serviva. Vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra attenzione. E come sempre vi do appuntamento alla prossima volta. Arrivederci. Ed eccoci qui anche con voi, gruppo 3. Allora, le carte sono state già mescolate, estratte e disposte in questo ordine qui. Vediamo ora carta per carta le varie posizioni. Allora, questa carta vi segnala che cosa X vi mostra di voi stessi. Questa che cosa voi mostrate a X di se stesso. Questa cosa la terza parte mostra a X di se stesso. Questa carta vi segnala che cosa al momento prova X per voi. Quello che invece prova per la terza parte. Questa carta vi segnala che cosa teme di più X nei vostri confronti, che cosa teme di più nei confronti della terza parte, che cosa è più probabile che farà a breve nei vostri confronti, cosa è più probabile che farà a breve nei confronti della terza parte, e questa carta qui vi indica il consiglio per voi delle vostre guide. Al termine estrarremo uno di quei biglietti lì, che vi darà la vibrazione necessaria collegata a un brano musicale per aiutarvi a vedere meglio le cose in questo momento. Allora, procediamo. Sì. Che cosa vi mostra di voi stessi? 10 di spade. Cosa voi mostrate a X di se stesso? 3 di spade. Che cosa la terza parte mostra a X di se stesso? L'eremita, arcano maggiore. Vediamo cosa X prova per voi. 9 di spade. Cosa prova per la terza parte? Sì. Cosa teme di più nei vostri confronti? 8 di bastoni. Cosa teme di più nei confronti della terza parte? Re di denari. Cose più probabili che farà nei vostri confronti? La stella. Cose più probabili che farà nei confronti della terza parte. Cavaliere di coppe, ecco qua, e questo è il consiglio per voi delle vostre guide, lo vediamo fra un momento. Allora, cosa X è venuto a mostrarvi di voi stessi? Allora, questa carta qua, ecco, vedete, parla di una morte, di una rinascita completa. Molto bella, fra l'altro, vedete questa donna, questo è immersa in questo alone di luce, tutte le spade hanno le punte rivolte all'esterno, quindi non la minacciano, anzi quasi la proteggono, quasi la proteggono, è immersa nell'universo, vedete che bella, una carta splendida questa, secondo me una delle più belle del mazzo, secondo me, ed è bello anche il messaggio che reca, perché parla di una trasformazione interiore a 360 gradi proprio, Lui è venuto a mostrarvi che se voi volete siete in grado di cambiare, non solo, ma che è arrivato il momento di questo cambiamento interiore che dovete fare.
Dovete con ogni probabilità smetterla di stare attaccate sempre a certi schemi mentali, a certe convinzioni. Dovete abbandonare proprio questa vostra vecchia pelle. Quello che voi siete arrivati a mostrare a X di se stesso. Il 3 di spade parla di ferite emozionali profonde. Ho idea che le cose non vadano bene fra voi, e che quindi che questo fatto che non vanno bene, cioè che lui riceve, diciamo, sofferenza in qualche maniera da questo rapporto con voi, fa parte, per così dire, del piano animico, no, che avete stabilito insieme, per cui voi dovete aiutare X a fargli capire che se non fa le scelte giuste per se stesso, quello che ne ricava sarà sofferenza. Ecco, sì, probabilmente è questo. Eh sì, quello che la terza parte dimostra invece è tutt'altra cosa, vedete? Perché l'eremita è, sì, è qualcuno che si è ritirato dal mondo, però guardiamo un attimo questa carta, leggendola in modo intuitivo. Guardate che luce splendente che c'è qui, questa persona tiene il bastone da cui fuoriesce questa luce che illumina tutto il buio circostante. Ma vedete dove si trova? È in alto, sono gli altri che arrivano da lui. Lui non si abbassa, non porta questa fiaccola in basso, sono gli altri che vanno in alto. Quindi quello che lei, questa terza parte, è venuta a mostrare a X di se stesso è che lui è questo eremita qua, cioè che deve essere qualcuno che fa splendere la propria luce senza paura e illuminare tutto il buio circostante, ma restando alle sue altezze, non scendendo a compromessi con persone che non sono fatte, per renderlo felice. Ah sì. Eh sì, è proprio questo che è venuto a mostrargli. Cosa X prova per voi ora? Questa carta qui parla di un grande carico mentale. Vedete, questa persona fa fatica a procedere nella neve con tutte queste spade sulle spalle. Non è felice affatto con voi. Il rapporto che avete gli pesa enormemente, enormemente, ed è questo un carico di cui lui vuole disfarsi assolutamente. Non sta bene con voi in nessuna maniera, no, no, no. D'altra parte, voglio dire, finora perlomeno avete fatto il lavoro, no? Per mostrargli questo, forse lui aveva bisogno proprio di voi per capire certe cose, no? Ma questo non vuol dire che dovete continuare a farlo, voi avete questa capacità di rinascere, eh? Quindi se le cose sono arrivate a un punto per cui voi dovete fare una svolta per voi stessi in questo modo, è chiaro che anche lui poi ne beneficerà. E infatti cosa prova invece per la terza parte? Ecco. Io ho l'impressione che non soltanto gli piaccia questa terza parte, lo affascini quello che lei mostra di se stessa, eccetera, ma anche il mondo in qualche maniera in cui questa terza parte è immersa è qualcosa che gli piace molto. Ecco. Lui vorrebbe poter far parte di questo suo mondo in cui ci sono tante cose, hanno tante cose in comune, in cui c'è gioia, la condivisione di quello che è importante per ciascuno. Non è cioè soltanto la seconda, cioè la terza parte, no? Il contatto, voglio dire, come coppia con lei, è proprio l'ambiente, ecco, questo è quello che mi trasmette questa carta qua. È una cosa che a lui piace molto, ecco, e prova proprio un desiderio di poter far parte di questo ambiente qua. Sì. Quello che teme di più, allora. Questi sono l'otto di bastoni, indica un movimento veloce, uno spostamento. I bastoni, come dico sempre, sono collegati all'elemento fuoco e alla passionalità, all'entusiasmo, a tutto ciò che appassiona, che piace veramente. A vederla. Vedete che c'è questo uomo che è qui fermo, no? Che guarda tutti questi bastoni che si agitano nell'aria e si muovono, però lui è lì alla finestra, eh? Non può inseguirli. Io ho l'impressione che in questo caso questa carta qua dica che quello che X teme di più è che restando con voi in questa condizione qui, lui si veda passare davanti le cose che davvero ama, che veramente gli interessano, gli piacciono e non possa raggiungerle. Ecco. Sì. Credo che cominci a
se anche non è ancora consapevole, però questa energia sta già agendo, in lui. E quello che teme di più nei confronti della terza parte, io penso che sia collegato proprio questa volta a questa carta, a un uomo, cioè a una persona fisica. Un uomo che è fatto in questo modo, o una donna che ha un'energia di questo re qua, se ovviamente poi l'ho detto all'inizio, no? Per cui uomo, donna, maschile, femminile, dipende da voi, dalle vostre scelte, insomma. Ecco, vedete un po'. Comunque, nel caso in cui la terza parte sia appunto una donna, io penso che è probabile che lui tema questo, cioè che ci sia, o che magari già c'è e tenterà di farsi avanti, oppure si farà avanti perché le energie che si muovono in questo senso gli apriranno la porta a qualcuno, c'è cioè una persona molto forte. Un uomo molto forte che è attratto da lei e che è in grado di offrirle qualcosa di concreto, che è molto bello, un'abbondanza, ecco, concreta, non solo a livello di cose proprio fisiche, ma anche proprio concreta nel senso di darle, ad esempio, l'amore e le attenzioni di cui lei ha bisogno, che vuole, che desidera, che lui invece magari intanto che è incastrato qui non può darle. E che sia una persona molto forte, cioè qualcuno che magari è disposto anche ad aspettare, senza farsi scoraggiare, il momento giusto, eccetera, e che lei possa essere conquistata da questo aspetto qua. Penso che lui tema questo. Sì. Quello che è più probabile che farà a breve è The Star, è la stella, seguirà la sua stella, cioè non starà più con voi. Credo che vi lascerà, se ne andrà per la sua strada, e verso quello che la stella gli mostra. Vedete che porta la stessa stella qui, no? Come ciondolo proprio vicino al cuore, seguirà l'impulso del cuore e che con ogni probabilità lo porterà da lei, perché quello che poi farà con ogni probabilità a breve nei suoi confronti, confronti alla terza parte, è questo cavaliere di coppe che indica qualcuno che si muove velocemente per portare in dono una coppa che indica appunto il contenitore del sentimento, della passione, della purezza dei sentimenti. Quindi probabilmente si farà avanti con lei e le dichiarerà in qualche modo quello che sente, quello che prova. Sì, questa paura è piuttosto grande in lui, Sì. Ed è grande anche il desiderio di disfarsi questo carico mentale che sperimenta con voi, quindi con ogni probabilità farà questo, sì. E forse è meglio anche per voi, perché è chiaro che se non è la persona giusta per voi, non è solo lui che soffre, Anche voi vi impedite di dirigervi verso altre persone, altre situazioni, eccetera, che possono portarvi invece più gioia. Quindi forse tutto sommato è la cosa migliore per tutti. Vediamo cosa vi consigliano le vostre guide. Eh sì, Page of Wands è il fante di bastoni. Anche qui bastoni collegati all'elemento fuoco, quindi alla passionalità, all'entusiasmo, eccetera. E il fante che è un'energia molto poco radicata. Quindi secondo me quello che le guide vi dicono qui è non continuare a tenere in vita qualcosa che è destinato a finire, perché i tempi sono maturi perché tu cambi. Invece ritira la tua energia da questa situazione e portala a questo livello, cioè a un livello in cui quello che veramente ti appassiona e ti piace può dirigersi si può muovere in molte direzioni, ecco, cioè non fissarti in pratica su una cosa o una persona, no? Come oggetto della tua passione, mettiti in condizioni invece di poter vivere questa passionalità in maniera talmente leggera che puoi in realtà dirigerla dove ti pare, cioè non ti chiudere tutte le porte, perché ci potrebbero essere altre cose che verranno da te e ti appassioneranno molto. Ecco, sì, direi che ci siamo anche per questa terza lettura, le cose mi sembrano piuttosto chiare. Bene, siamo arrivati alla fine anche
qui, per questa lettura qui. Spero che ci sia stata la risonanza che serviva. Vi ringrazio della vostra partecipazione, della vostra attenzione. Ah, ecco, io sono partita in quarta, ma in realtà c'era ancora una cosa da fare, no? Come non detto. Ah, vabbè, capita. Allora, qui, come vedete, c'è questa coppa, la mettiamo qua. vabbè, insomma, gente, è mattina presto, Va bene, allora, mescoliamo e tiriamo fuori un biglietto e vediamo che cosa viene fuori, che brano musicale viene fuori. Ecco, allora, ci avrei scommesso che veniva fuori questo, Finding Peace di Robert Hack Coxon, splendido brano, molto molto confortante, sì, proprio, è il tipico brano che può guarire da carichi pesanti, che può essere molto utile in queste circostanze qua, bellissimo. Allora, qui una precisazione, io dico sempre quando faccio queste cose qua, consiglio sempre di ascoltare questi brani con gli auricolari, con gli occhi chiusi, ecco, gli auricolari ve li consiglio anche qua, anche in questo caso, ma in questo caso particolare, siccome mi riferisco ad un video, che poi vi lascerò il link sotto nello spazio sotto a questo video di oggi che corrisponde a questo brano splendido di Robert, vi consiglio invece anche di guardare le immagini perché sono estremamente rilassanti, e sono bellissime, però anche lì fate come preferite, è soltanto un consiglio. Bene, a questo punto siamo veramente arrivati alla fine, ecco, quindi vi ringrazio della vostra partecipazione e della vostra attenzione, spero ci sia stata la risonanza che serviva e vi do appuntamento come sempre alla prossima volta. Arrivederci.